Libri Anonimi incontra Antonio Lanzetta nelle librerie con Il buio dentro, edito dalla Corte Editore, un thriller che sta già avendo delle ottime recensioni. Sì, Il buio dentro è uscito in libreria il 13 ottobre, è un thriller psicologico ambientato in un paese immaginario, Castellaccio della provincia di Salerno, e specificamente in Cilento, e racconta la storia di quello che è Damiano Valente, un giornalista specializzato nel ricostruire i casi di cronaca nera dei romanzi di successo. Damiano si trova al cospetto di un cadavere, un nuovo cadavere. Un omicidio è avvenuto proprio nel suo paese, Castellaccio, una ragazza decapitata e appesa ai rami di un albero. Solo che davanti a questo nuovo cadavere, lui non si sente in grado di poter scrivere un nuovo romanzo, un nuovo bestseller, in quanto le modalità in cui è stata uccisa questa ragazza sono le stesse, secondo le quali venne uccisa la sua migliore amica 31 anni prima. Da qui avvia la narrazione del buio dentro con due storie parallele che si inseguono nel corso appunto del romanzo, e quindi i punti di vista sono quello di Damiano nel presente, lo sciacallo che avvia quella che è una vera e propria indagine personale, chiamando alle armi gli amici di quell'estate dell'85 in cui è avvenuto l'omicidio di Claudia. È uno dei personaggi di quel periodo, ovvero Flavio, un ragazzo, un orfano che nell'85 si vede sbattuto dai servizi sociali da Torino a Castellaccio. Scopre di avere un unico parente rimasto in vita, un nonno che non aveva mai conosciuto. E quindi per lui l'estate di Castellaccio rappresenta una vera e propria scoperta, una rinascita. Rinascita che viene bruscamente interrotta da quello che è l'omicidio di Claudia. Questo è un thriller, abbiamo detto Nella pioggia anche era un thriller, ma tu nasci come fantasy, genere più per i giovani. Cosa ti ha portato a scegliere poi il passaggio per il thriller? Allora, diciamo che è vero, la mia carriera d'autore è iniziata con i romanzi di genere fantastico, appunto categorizzati in quello che è il cluster della letteratura per ragazzi. Ovviamente io come lettore sono abbastanza onnivoro, quindi ho avuto gusti da sempre che spaziavano in ogni genere. Per dire, a 10 anni ho letto il mio primo romanzo di genere fantastico, Il Signore degli Anelli, così come ho letto il mio primo giallo, 10 piccoli indiani di Agatha Christie. Da un punto di vista creativo sentivo, arrivato a un certo punto, che qualcosa dentro di me stava cambiando, la mia immaginazione era orientata verso altri particolari tipi di storie differenti, quindi credo che sia prima nella pioggia che il buio dentro sono un'evoluzione di questa mia creatività. Dall'altra parte, una piccola riflessione che faccio spesso quando mi fanno questo tipo di domanda è dovuta appunto a come mai, come ti sei trovato a cambiare genere. In realtà io credo che una persona che scrive storie lo fa ascoltando il proprio cuore, comunque sentendo queste come parte di se stesse, diciamo non debba essere uno schiavo dei generi, poiché magari io voglio essere appunto ricordato come Lanzetta che scrive, non Lanzetta che scrive giallo piuttosto che scrive romanzi di genere fantastico.